la situazione attuale dell'Emilia-Romagna, quali provvedimenti avete adottato? Adesso ci stiamo attrezzando alla fase 2, che è la fase più complessa, e quindi ci dobbiamo attrezzare anche un nuovo racconto mediatico per la nostra gente. E dobbiamo controllare la planata sanitaria e nello stesso tempo fare la ripresa produttiva, che vuol dire dire alla gente che si lavora in presenza di coronavirus, perché fino a quando non avremo il vaccino dobbiamo convivere e gestire questa situazione. E devo dire che in questa regione la programmazione ha una strategia. Abbiamo allestito e rafforzato tutto il sistema sanitario, che lo ringraziamo per il ruolo che ha avuto dentro lo scenario. La ripresa, così come abbiamo chiesto al governo, partirà del tutto sul manifatturiero e sui cantieri lunedì, e quindi stiamo parlando di 3 milioni e mezzo di lavoratori che rientreranno nel sistema. Per quanto riguarda specificatamente i cantieri, l'edilizia appunto lentamente ricomincerà con una nuova concezione di sicurezza estesa anche alla prevenzione del contagio da coronavirus. Sì, lì è stato fatto un protocollo nazionale molto importante tra le parti sociali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali. Quel protocollo va rispettato, va messo a terra nei cantieri. Penso che anche il ruolo delle casse edili, della bilateralità, avrà un ruolo molto importante nella gestione della messa in sicurezza. Devo dire che l'esperienza che c'è nelle casse edili, dalla formazione, la capacità di gestire i temi della sicurezza, è noto, è un patrimonio per tutti. È ovvio che adesso dobbiamo fare un'operazione per far ripartire i cantieri. Noi, questa è la vera sfida. Noi abbiamo troppe risorse che sono bloccate, soprattutto nel sistema degli enti locali. Sto parlando della morfologia anche di piccoli comuni, che hanno risorse lì pronte da spendere e la burocrazia, le norme non permettono di spendere quelle risorse. Stiamo discutendo col Ministero delle Infrastrutture, stiamo cercando di trovare una soluzione equilibrata che permetta da una parte di dare poteri ai sindaci. Faccio un esempio: al posto di dire bando, se si dice manifestazione di interesse, è ovvio che si libera una velocità che è ben diversa rispetto ai bandi. Far ripartire il sistema dell'edilizia, dietro ci sono tutte le filiere, c'è la chimica, c'è il legno, c'è il ferro, c'è il cemento, quindi riparte un paese. E soprattutto stiamo parlando di un settore che è stato quello più colpito anche nella crisi precedente. Anche in questa regione noi abbiamo perso 65.000 lavoratori, oggi abbiamo poco più di 100.000 lavoratori, molti di questi sono tuttora in cassa integrazione, quindi la ripartenza dei cantieri è anche una ripartenza del valore aggiunto per la nostra regione. Alla luce di questa nuova gestione della sicurezza nei cantieri edili, qual è la percezione dei lavoratori oggi? Beh, noi abbiamo avuto una prima fase nella quale ha prevalso giustamente una forte preoccupazione per la salute propria e per la salute collettiva. A 2 mesi e passa dall'inizio del cosiddetto lockdown, che comincia ad essere sempre più sentita invece l'emergenza economica, occupazionale, i tanti dubbi e i tanti rischi che si stanno correndo rispetto alla mancata ripartenza di numerose imprese, anche perché noi abbiamo un mercato del lavoro e una tipologia di occupazione che dopo un mese di fermo produttivo, 2 mesi di fermo produttivo, porta le lavoratrici e i lavoratori ad una condizione di povertà. I risparmi ormai sono stati decisamente intaccati e gli interventi in termini di ammortizzatori sociali, oltre che arrivare con estremo ritardo, ovviamente non sono sufficienti a coprire le necessità delle famiglie. Quindi per ripartire che cosa sarà necessario fare, diciamo dal 4 maggio, quindi data in cui si allenteranno un po' le misure di lockdown, come abbiamo visto? Allora, intanto questa settimana è sostanzialmente dedicata a provare a tagliare protocolli e modalità attraverso le quali è possibile ritornare al lavoro in sicurezza, perché noi continuiamo a pensare che gli obiettivi di questa fase debbano essere essenzialmente due. Il primo, evitare che ci sia una ripartenza del contagio e quindi continuare a lavorare per limitare il più possibile la propagazione del virus.
Il secondo obiettivo è quello di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori, ovunque vadano a lavorare, di poterlo fare con standard di sicurezza e con garanzia di preservazione della loro salute che siano adeguati. Per fare questo bisogna ripensare i modelli organizzativi, bisogna dotarsi dei dispositivi di protezione individuale, bisogna modificare la mobilità da e per i luoghi di lavoro e bisogna, diciamo così, che ci sia una grande assunzione di responsabilità da parte di tutti. Proviamo a vedere come fare a indossare le mascherine e come fare per toglierle. Innanzitutto dobbiamo toglierci il casco. Mascherine chirurgiche possono essere prese semplicemente per gli elastici, va individuato dov'è il sopra e dov'è il sotto, la parte che ha il ferretto metallico è quella superiore. Basta prendere gli elastici e portarli dietro alle orecchie, stringere bene vicino al naso ed allargare la mascherina sul mento, facendola aderire bene al viso. Sono semplici movimenti che ci garantiranno la copertura della bocca e del naso. Per togliere la mascherina chirurgica è sufficiente prenderla per un elastico da dietro l'orecchio e sfilarla. Senza toccarla si può buttare nell'apposito contenitore. Facciali filtranti FFP2 con elastici fissi. Si apre la mascherina, si individua la parte superiore da quella inferiore, si pone sul palmo della mano e si passa prima l'elastico inferiore e poi l'elastico superiore. Dobbiamo fare in modo che l'elastico basso vada nella parte bassa del collo e l'elastico superiore vada nella parte superiore della testa. Anche in questo caso bisogna far aderire bene la mascherina al naso e controllare che sia ben attaccata al viso. La parte del mento deve essere infilata correttamente. Per togliere questa mascherina è sufficiente prenderla dai lati, avanzarla e sfilarla dal capo. Rispetto al domani, molti si chiedono se sarà uguale a quello che era prima di questo momento epocale, cioè se il dopo sarà uguale al prima o diverso secondo lei. Cosa ci ha insegnato questo virus? Che la qualità delle relazioni sono fondamentali. Non c'è un cantiere che riapre se non ci sono buone relazioni tra istituzioni, tra corpi intermedi, anzi io penso che il ruolo dei corpi intermedi in questa fase sia stato importantissimo anche per la tenuta della coesione sociale, migliaia di accordi. Secondo, la fase 3 sarà fatta di due grandi realtà, uno il Green New Deal, l'Europa lì sta arrivando, e dall'altra parte il tema della sanità, della messa in sicurezza, della scienza della vita. Questi due cantieri, chiamiamoli così, molto ampi, faranno la differenza di tutte le filiere economiche che abbiamo nel nostro paese. E dire Green New Deal per l'edilizia vuol dire rigenerare le città, mettere in sicurezza le città, vuol dire nuovo modo di costruire, vuol dire materiali, vuol dire biotecnologie, vuol dire ad esempio tutto il tema della digitalizzazione che nel sistema dell'edilizia sta facendo passi da gigante ormai, vuol dire ad esempio beni comuni, come governo l'acqua, come metto in sicurezza il territorio. Il cittadino che ha un cantiere avviato, quindi bloccato da diverse settimane, che cosa deve aspettarsi? Come può riprendere il cantiere? Quali sono le modalità di sicurezza nuove da attuare? Il protocollo che è stato siglato nei giorni scorsi aiuta proprio a ripartire in sicurezza, perché stabilisce ovviamente delle modalità, delle regole, ed è anche un grande aiuto appunto per poter cominciare ad impostare, a riorganizzare la vita del cantiere in vista di quello che stiamo vivendo nelle ultime settimane. E quindi già alla ripartenza bisognerà informare i lavoratori su come procedere in questa nuova situazione, quali sono i dispositivi di protezione individuale ulteriori oltre a quelli che già la normativa prevedeva e che i lavoratori già utilizzano,
bisognerà ripensare a partire dal coordinatore della sicurezza per i cantieri, appunto, tutto il sistema lavorativo e il cronoprogramma dei lavori, l'accesso dei fornitori in cantiere, quindi trasportatori, tutti quelli che accedono, dovranno cercare di non avere contatti diretti con chi vive e lavora in cantiere, e anche all'interno del cantiere ovviamente rimane sempre valida la regola del distanziamento sociale il più possibile. Ovviamente bisognerà garantire la pulizia e l'igiene del cantiere, in modo particolare i servizi igienici, gli spogliatoi, la mensa, specialmente per cantieri medio, cantieri piccoli. Resta sempre importante, secondo me, un fattore: noi riusciremo a farcela e ad evitare anche il contagio anche nei cantieri edili soltanto se prevale un senso civico e una responsabilità individuale. Al di là delle regole che possiamo stabilire, rimane nella nostra coscienza e nel nostro comportamento corretto. I tecnici potranno continuare a scambiarsi le attrezzature e gli utensili in cantiere e dovranno utilizzare delle precauzioni aggiuntive? Certo, ci sono delle situazioni un po' complesse in edilizia. Per esempio, c'è chi parla addirittura di utilizzare due paia di guanti, un paio di guanti sottili e poi i guanti da lavoro, perché appunto i guanti sottili, quelli che pian piano in molti stanno cominciando ad utilizzare anche nella vita di tutti i giorni, non sono un DPI vero e proprio, quindi non sono un dispositivo di protezione individuale. Alcuni strumenti di lavoro in cantiere spesso vengono utilizzati da più persone. Vuol dire che ogni volta che si sposta e si utilizza uno strumento in condivisione bisognerà pulirlo, igienizzarlo, eccetera. Quindi sono situazioni non tanto facili da realizzare in cantiere. Bisognerà cercare di riorganizzare, quindi di avere una parte degli strumenti possibilmente individuali in modo che non ci sia promiscuità e così via. E man mano appunto cercare di gestire anche attraverso la turnazione dei lavoratori e quindi una rimodulazione della tempistica di cantiere, fare in modo che ci siano squadre che lavorano in tempi differenti e così via. Anche noi ci stiamo preparando alla fase 2, che intreccia ovviamente con un pensiero sulla fase 3. Però sulla fase 3, permettetemi, non dimentichiamo mai la competenza delle persone. La fase 3 sarà strategica se siamo in grado di avere specializzazione, competenza, riconversione. Quindi le scuole edili saranno fondamentali nel dare formazione, identità al come sarà la nuova progettazione. Non c'è solo una tecnologia senza competenze che funziona, le due cose devono restare insieme. Dobbiamo avere anche una nuova idea di governo di questa tecnologia, quindi umanesimo e tecnologia sono la faccia della stessa medaglia. Solo con le persone riusciamo ad andare nella fase 3, e questa regione può dare un contributo, io penso, in questa direzione molto importante anche al paese. Buon lavoro anche a tutto il sistema edile, che è un sistema che io amo moltissimo. Mio padre era un muratore, quindi arrivo da quella storia. Il domani, supponendo di passare anche alla fase 2, che chiaramente però è l'urgenza, sarà uguale al passato o sarà un domani oltre le trasformazioni? Cioè un domani con qualcosa di diverso, sostanziale? Secondo me questa vicenda trasformerà molto, sia delle modalità produttive, sia dei nostri tempi, dei nostri spazi. Noi questa intervista 3 mesi fa l'avremmo svolta in un'altra modalità, ci saremmo visti, ci saremmo incontrati, tutte le nostre riunioni, tutti i nostri incontri ormai si svolgono in questa modalità. Probabilmente ci sarà molto più smart working di quello che fino ad ora è stato possibile fare. E probabilmente cambieranno anche gli stili e le modalità di consumo. Tutta questa trasformazione però va messa, io credo, in relazione a un senso di comunità. Nel 2012 in questa regione era partita una discussione: scegliamo per la ricostruzione post-terremoto il modello L'Aquila e quindi le New Town, o scegliamo il modello Umbria, e cioè ricostruiamo in sicurezza esattamente dove si era prima. Ricostruire non significa rimettere su solamente delle case o dei luoghi di lavoro o delle scuole o dei locali pubblici, ma che ricostruire significa rimettere insieme la comunità che c'era prima. Noi siamo, credo, quando usciremo da questa situazione, saremo al termine di un terribile terremoto che non ha un epicentro, che non ha dei crolli fisici,
ma dobbiamo ricostruire provando a ricostruire anche la comunità che c'era prima. Anche lavarsi le mani diventa un gesto molto importante e diventa molto importante farlo bene. Quindi, per prima cosa, togliamo oggetti come orologi, anelli o braccialetti e rimettiamoli in un posto sicuro. Per il lavaggio delle mani, apriamo il rubinetto, bagniamo le mani e prendiamo un po' di sapone. Sfreghiamo accuratamente i palmi delle mani, i dorsi, facciamo passare le dita sia in un senso che nell'altro. E finito il lavaggio, risciacquiamo accuratamente. Asciughiamo le mani utilizzando dei fazzoletti di carta. Per chiudere il rubinetto prendiamo una salviettina pulita e chiudiamo il rubinetto. Ricordiamoci di gettare tutto in un contenitore chiuso senza toccarlo. Se sui lavandini troviamo delle salviette abbandonate e il nostro senso civico ci chiede di rimuoverle, possiamo farlo con una salvietta pulita. Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle strutture più belle, particolari e sostenibili in giro per il mondo. Protagonista di oggi, su vostra segnalazione, è il Maraya Concert Hall, un edificio particolarmente scintillante situato in un sito archeologico nel nord-est dell'Arabia Saudita. Si tratta di un edificio molto particolare per alcune ragioni. Intanto è un edificio che nasce come una costruzione provvisoria, quindi almeno in teoria tra qualche anno dovrebbe essere completamente smontato. Vedremo se succederà. Nella storia dell'architettura del resto ci sono molti esempi di edifici pensati come provvisori che poi sono rimasti su anche per secoli. Il Maraya Concert Hall è situato ad Al-Ula, provincia del nord-est dell'Arabia Saudita, in un sito archeologico che fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'edificio è entrato da poco nel Guinness dei record mondiali per essere l'edificio più grande al mondo rivestito interamente di specchi. Infatti sono complessivamente quasi 10.000 metri quadri. Anche il nome dell'edificio, Maraya, in arabo significa proprio specchio, riflesso, e l'edificio sembra quasi scomparire mentre riflette continuamente, grazie alle sue facciate, il paesaggio incantevole che lo circonda, le rocce, il deserto, le superfici dei monumenti antichi attorno, scavati direttamente sulla pietra. Questo gigantesco cubo di specchi, contenente all'interno una grande sala super tecnologica per concerti e spettacoli, è un edificio silenzioso e rispettoso, un bellissimo esempio di relazione armoniosa tra l'architettura moderna e il paesaggio storico e naturale. Continuate a segnalarci gli edifici che vi interessano scrivendoci una mail all'indirizzo stampa@edili.com. La Scuola Edile non si ferma. Le nostre attività formative proseguono online con una serie di nuovi corsi di formazione e aggiornamento che partono nei prossimi giorni. Oltre agli webinar gratuiti, rivolti a progettisti, coordinatori, tecnici e imprese edili, seminari online con i quali cerchiamo di assistere tutta la filiera delle costruzioni per una ripartenza più sicura dei cantieri, nelle prossime settimane inizieranno alcuni corsi sulla sicurezza, ma anche su argomenti tecnici e professionali. In particolare, inizierà il modulo di aggiornamento per coordinatori della sicurezza, due corsi di inglese di livello base ed intermedio, un corso di aggiornamento per certificatori energetici, un corso di formazione rivolto a progettisti e imprese sulla digitalizzazione del processo edile e l'utilizzo degli strumenti informatici MS Project e BIM nella gestione dei cantieri edili. Continuate a seguirci sui social e consultate il nostro sito per non perdere anche le prossime attività formative che stiamo progettando.